Benvenuti a Montorio Alvomano, sarà una serata speciale perché quella di stasera appunto sarà la prima edizione dello Street Stu Estate qui a Montorio Alvomano, un gioco prettamente invernale, prettamente natalizio, ma causa pandemia le passate edizioni sono saltate, allora si vuol riprovare a tornare a giocare a questo fantastico gioco con delle regole particolari ma soprattutto con delle figure accattivanti. Alle mie spalle vedete uno dei simboli più importanti che può procurare gioie e dolori, poi durante il torneo capirete ovviamente il perché. Allora seguiteci in questo speciale perché dall'inizio alla fine scopriremo i vincitori e soprattutto i tanti partecipanti a questa prima edizione dello Street Stu Estate. State con noi. Allora siamo con uno dei partecipanti per questa edizione dello Stu estivo. Emozioni, le sensazioni quali sono? Ovviamente non è paragonabile al torneo natalizio, però c'è sempre voglia di vincere. C'è sempre voglia di vincere, poi è particolare, di solito lo facciamo con il fresco e invece farlo con l'afa è un'altra sensazione. Comunque sempre bellissimo. Organizzazione perfetta da parte della tabaccheria Furia di livello e insomma c'è il tavolo delle grandi occasioni con anche una presenza internazionale. Lui quando non ci sono i mezzi soldi è bravo, poi quando si gioca serio non va fino in fondo. E allora andiamo dalla figura internazionale di questo tavolo che spesso e volentieri arriva quasi in finale o in semifinale, vero? Quarta semifinale, proprio semifinale no, ancora no. Ma tu da quanti anni sei qui a Montorio, Marco? Più di 16 anni. 16 anni, eh. E dal primo anno hai sempre giocato a Stu? No, prima no. Ancora non ci capisce. Ma qual è stato il risultato migliore che hai ottenuto? Sei stato in finale nei tornei invernali, vero? Sempre semifinale, giù Titino, sempre semifinale. Vabbè, fermo alle semifinali, però è sempre un grande risultato considerando che da ragazzo ovviamente Marco non era qui a Montorio ma giocava ad altri giochi in Cina. Ospite ulteriore d'eccezione perché siamo con Graziano Di Luigi che è il presidente dell'associazione Il Colle e il Solleone, è quella che è un po' quell'associazione che ha fatto da apripista non solo a questo torneo ma anche a tante altre manifestazioni. Lo ringraziamo perché ha partecipato, sta partecipando malgrado una settimana tra virgolette insomma anomala, no, perché giocare a Stu nella settimana di Ferragosto è molto ma molto particolare. Infatti è la prima volta che succede una cosa del genere. Noi come associazione l'avevamo pensato più volte di organizzare un torneo estivo. Alla fine però quando siamo andati alle votazioni ci abbiamo sempre ripensato perché abbiamo paura che si possa sminuire un po' quella che è la tradizione natalizia di questo gioco. Però ecco, magari fatto come in questa occasione una sola volta può andare anche bene. Troppe manifestazioni forse secondo me andrebbero un po' a sminuire questa bellissima tradizione che abbiamo. Abbiamo partecipato, abbiamo aiutato Ugo Furia che ci ha avuto, la tabaccheria Furia che ha avuto questa bella idea.
abbiamo dato la nostra collaborazione, arbitreremo le partite e in più questa volta farò anche il giocatore. Allora, siamo su un altro tavolo, dopo aver ascoltato le parole del presidente del Colle e il Solleone, con due amici storici che però stasera, insomma, se le daranno di santa ragione per cercare di portare a casa il trofeo più ambito. Non è quello invernale, no? Dove forse c'è più garra, più grinta, più voglia di vincere, però è pur sempre un torneo di sto. Diamo prima la parola al più vecchio, dai, facciamo parlare il più vecchio. Ma forse il più vecchio sei tu, non sono io. Questo per noi montoriesi è il gioco più bello del mondo, c'è poco da dire e poco da fare, quindi ci sfideremo, ce ne daremo di santa ragione, che vinca il migliore, che ti devo dire. Vediamo che cosa dice. Sì, sì, ha detto bene, il gioco più bello, dopo tanto, insomma, si può di nuovo con gli opportuni accorgimenti stare insieme, quindi sarà una bella serata. E sicuramente ci divertiremo tutti insieme. È particolare, no? Perché di solito si gioca col cappotto, si gioca col bicchiere di vino, con il bocconotto, si gioca al caldo davanti al fuoco, e invece stasera siamo tutti, lo possiamo dire, in abbigliamento estivo, perché la temperatura è quella che è. E si gioca questo torneo nella settimana a cavallo del Ferragosto. Un po' anomalo, però può fare storia, alzare il trofeo in queste condizioni atmosferiche. Può essere anche storia, il primo torneo estivo, insomma il primo vincitore rimarrà per sempre nell'albo, no? Secondo me sì, perché ripeto, essendo un gioco così particolare, così sentito da tutti noi, e lo si vede dalla partecipazione del pubblico, secondo me chi alzerà il trofeo avrà una grande soddisfazione e rimarrà veramente nella storia. Perfetto, a fianco a voi c'è, non voglio dire il terzo incomodo, qui c'è un'amicizia fortissima, però lui lo vedo agguerrito, ha tirato su anche le maniche della maglia per cercare di intimorire l'avversario. Raimondo, cosa pensi? No, io penso che questa sera sarà una bellissima serata, è uguale che agosto, però il gioco, come dicono loro, è sempre quello che per Montorio, diciamo, nell'inverno, è che dà più soddisfazione, diciamo, mette tutti insieme la cittadinanza. Per il resto, scusami, spero che ci sia lo sfottò, che c'è anche, che noi sempre facciamo. Sì, quello non mancherà, però voglio dire, dopo un anno e mezzo di vita particolare per tutti, questo è anche un momento per noi per stare insieme, anche per condividere risate e sofferenze che derivano da ogni giocata singola di ognuno di noi. Che vinca il migliore. Benissimo, vabbè, lui ha detto che vinca il migliore, ma sono sicuro che farà di tutto per accaparrarsi il trofeo. Un messaggio, insomma, buttato lì di fair play, ma poi, insomma, quando c'è da giocare si gioca alla grande. Un volto giovane, forse il più giovane del tavolo, che ha addirittura la mascherina logata. E allora, se ti presenti, e ovviamente quali sono le tue ambizioni? Vabbè, sono Camilla, ho quanti anni ho? 21 anni. E niente, spero di vincere, così a portare qualcosa a casa, no? Un ricordo bellissimo. Perché la scelta di quella mascherina del matto? Un regalo che mi ha fatto mia madre per Natale. Cioè, la carta che mi capita sempre e non vinco mai. Il matto può regalare soddisfazioni, ma anche ovviamente può generare la perdita di una vite. Allora, questo è un altro tavolo, noi avanziamo, andiamo dall'altra parte prima di dare il via a questo Street Stu Estate. Continuate a seguirci.
Siamo con un'altra ospite, però non giocatrice, l'avvocato Manola Di Pasquale, che quando può e trova il tempo viene a Montorio Alvomano piacevolmente. Il marito si è seduto, credo anche i figli. Lei perché non gioca? Io non gioco perché faccio la spettatrice, quindi ci vuole qualcuno che fa il tifo a quelli che giocano. In realtà poi è una passione che mio marito, essendo montoriese, ha trasmesso non solo a mio figlio, ai miei nipoti, agli amici di mio figlio, quindi a tutti. E per cui, visto che c'era questa iniziativa all'aperto, era piacevole stare insieme e giocare. Lei ha mai provato a giocare? Sì, a casa noi giochiamo perché mio marito mi ha obbligato a imparare le regole dello stucco. E quindi è una tradizione obbligata per tutti i miei ospiti di Natale. La fortuna del principiante per quello che la riguarda, insomma, è una combinazione che alla fine va a chiudersi, oppure domina Rocco, diciamo così. Diciamo che comunque è un gioco in cui domina la fortuna, perché ci vuole anche un po' di bravura, però diciamo che un 70% è fortuna, e siccome purtroppo io nel gioco la fortuna non l'ho mai avuta, quindi perdo sempre. Mio marito invece vince. E allora poi più tardi lo andiamo a trovare. Vediamo un po' le condizioni non solo di Rocco ma anche dell'intero tavolo. Grazie, grazie Manolo. Grazie a te, grazie a voi, bella cosa, grazie. Siamo ancora all'interno dello Street Stew Estate di Livello, il nome dato a questa manifestazione dalla tabaccheria Furia, e qui ci sono giocatori di livello, c'è il signor Leo che ha vinto addirittura l'edizione invernale, quella diciamo un po' più importante. Allora chiediamo proprio a lui che sensazione ha in una stagione anomala ma sempre accattivante. Allora Leo, ha intenzione di vincere anche stasera? Io penso proprio di no, guarda, sarà difficilissimo. Che vuoi vincere? Qua è una cosa molto difficile. Il tavolo è agguerrito anche perché ci sono molte donne, insomma. Sì, certo, certo. Vincerà sicuramente una donna. Benissimo. Dall'altra parte, a fianco a lei, c'è Amilcare, anche lui uno storico giocatore di questo gioco. A fianco c'è un ex campione, uno di quelli che durante l'inverno, non durante l'estate, ha alzato il trofeo al cielo. E adesso spero che invece in estate... vinco io. Però il giro insomma non è positivo, perché lei deve passare le carte a Leo, se non erro. Ma non significa, questo gioco è imprevedibile, qualsiasi posso aver ragione io, lui ci ha fermati alquanto e va lui con me, oppure lui può tornare indietro. E questo è imprevedibile. E Amilcare può vendicarsi. Amilcare, allora, è la prima partita giocata da Amilcare in questo gioco, anche da ragazzo ovviamente. La prima partita. Se la ricorda, la prima partita giocata? Giocata me la ricordo, guarda. Non in un torneo ovviamente. È lungo il discorso. Io c'avevo uno zio che tutti gli anni a Natale con gli amici... E in mezzo a loro mi hanno insegnato questo gioco. Ha vinto qualche volta, sì. Poco, veramente io non sono un gran vincitore. Perfetto, allora ringraziamo Amilcare, andiamo da una donna, la signora Rita, che ha il ventaglio in mano perché insomma la temperatura è alta. È alta, sì. Oppure è alta perché sente la tensione di dover vincere, tra virgolette. Io vorrei vincere, quello è lo scopo di tutti, però speriamo. Il tavolo come lo vede? Perché insomma ci sono giocatori d'esperienza ma anche volti giovani. Ma sono tutti volti che conosco bene, perciò... Vecchie volpi, diciamo. Vecchie volpi. Questa... Allora siamo con Paola De Dominicis, la voce, il vocalist di questa serata calda sotto tutti i punti di vista, non solo perché siamo in prossimità del Ferragosto,
Ma perché sto vedendo che i giocatori, a prescindere appunto dalla stagione, mettono lo stesso impegno del torneo invernale? Assolutamente sì, anche la stessa rabbia che hanno d'inverno. Pare che lo stuo ormai sia diventato veramente un gioco di tutto l'anno, quindi speriamo che possa andare avanti anche da un punto di vista estivo, perché penso che sia una bellissima iniziativa questa, nata da Ugo e poi allargata un po' a tutti. Il comportamento dei giocatori qual è? Correttezza ovviamente, poi tanta ironia, tanti scherzi, tante battute su quelle carte che vanno a scoprire. C'è stato qualche disguido per ora nella prima parte di queste giocate, oppure le regole sono talmente conosciute che non c'è bisogno dell'intervento dell'arbitro? Allora, essendo al centro di Montorrio, e questa è una cosa che si notiamo anche nel periodo invernale, nel Natale, ci sono le regole degli anziani che si scontrano un po' con quelli fissati dall'associazione, quindi quelle sono le cose che magari creano qualche problema, però problemi sempre sormontabili e superabili. Siamo all'ultimo tavolo di questo torneo Street Stu Estate e ci sono dei volti storici della Montoriesità, lo possiamo dire, no? Perché oltre a volere e a sapere giocare a Stu, hanno dato una mano, stanno continuando a dare una mano a tutta la società montoriese, soprattutto nei momenti più difficili, ed è questo il messaggio che ovviamente stasera voglio far passare. E allora, però, tanta amicizia, vi volete bene, ma dicevo anche prima nell'altro tavolo, quando si gioca Stu si accantona tutto, perché si vuole vincere, vero Piero? Non ci conosciamo, quando si gioca, è bello. L'obiettivo è quello di riportare a casa il trofeo, però in primis, lo dicevano all'altro tavolo, la notizia più importante è che si torna a giocare a Stu, ma soprattutto si torna a stare un po' insieme con i dovuti accorgimenti, però si sta qui insieme. Sì. Dopo tu sai che io vengo dall'Accademia dello Stu. Quello che è stato fatto l'Università dello Stu. Quello che è stato fatto la prima volta su al Colle. Sì. E sono arrivato terzo. Quindi io sto a giocare con loro, però il livello è un altro, possiamo dire. Per amicizia, sono per amicizia. È una sorta di solidarietà, no? Da parte di Piero, che vuole far vedere ai suoi amici come si gioca a Stu. Peppino ha già risposto, perché Peppino, vedremo, no? Già ha lanciato il guanto di sfida, Piero, e Peppino lo ha raccolto. Che pensi delle parole di Piero? Piero è una vecchia volpe. È una vecchia volpe, e se dice certe cose evidentemente ci farà delle sorprese. Dall'altra parte un altro amico, no, del gruppo storico. C'è voglia, no, di ripartire, però vedere queste carte da Stu sopra un tavolo di legno all'aperto con i pantaloncini corti è strano, però è bello lo stesso. No, per me, per noi non è strano, dico per noi. Perché giocate anche sotto l'ombrellone. Noi giochiamo la cricca nostra, giochiamo la media di 2-3 volte a settimana, senza smettere mai. È un gioco è un gioco invernale, che adesso è diventato, per noi non è stato mai invernale, è stato tutto l'anno. Adesso è diventato anche al pubblico, all'aperto, estivo, è una cosa buona, raggruppa, anche se le condizioni adesso sono un po' particolari, però diciamo, noi prima di metterci a giocare devono esibire tutti quanti il Green Pass. Bene, questa è una regola che noi abbiamo naturalmente seguito insieme ai giocatori. L'ultima domanda, l'ultima curiosità. Vado a quello che è il contorno dello Stu invernale, no? Perché c'è il bocconotto, c'è il vino cotto, c'è il pezzo di panettone o di pandoro, c'è lo stampino che poi Piero ci racconterà un po' facendo rivedere, anzi io ringrazio la regia che sta facendo proprio rivedere le immagini di questo stampino con cui viene cotto il bocconotto. Dicevo, anche a livello enogastronomico
l'inverno dà un po' quell'atmosfera diversa, no? quella marcia in più. Però l'estate come la compensiamo? Come la possiamo compensare? Noi la compensiamo ogni giocata cocomero, fresco. Ecco, questa potrebbe essere una buona idea. Presidente, ha assorbito questa fumata? Assorbita è una parola grossa. No, non l'ho assorbita affatto. Adesso, due pedine, no. Però con una si vince, no? La regola è quella. Sicuramente, ma il bello è che stavo in un altro tavolo. Ho scelto io di spostarmi, purtroppo. Vai. Per forza, per forza. Che tiene? Oh! Passato! Passato! Sto! Che fai? Sto! Sto! E sto! È in diretta, no? Come ti piace? E sto! Eccolo! Amilcare, tanta sofferenza, ma ancora siamo in vita nel gioco. Certo, certo, siamo in vita e fino in ultimo. Ma una sola pedina? Una sola pedina, perché io so giocare, purtroppo, ma è successo. Il presidente invece sta giocando. Ha fatto un po' di disastri. Purtroppo. In bocca al lupo. Ecco, vedi che lo sapevo. Marica è finito. Eh sì, Marica sta uccidendo. Passo. Eh sì. Che fai? Devo passare. Passi, senza vederla? Passo. Prego, prego. Passo, passo. Allora, in questo caso, come avete visto, sono state due le pedine perse da due giocatori distinti. Il matto, che è la carta tra virgolette più bassa, che si è tirato, questo è il gergo vero e proprio, l'altra carta più bassa, cioè il numero uno. Quindi due giocatori hanno perso la pedina, lì all'angolo con il matto, e dall'altra parte l'assessore Cortellini, che con la candela, il numero uno, è stata tirata appunto dal matto. Quindi due giocatori hanno perso una vita ciascuno. È un gioco che può tranquillamente durare ore ed ore, ma in queste situazioni il gioco si accorcia, perché in un giro escono fuori appunto due vite. C'è un battibecco tra Amilcare e Graziano. Che è successo, Graziano? Niente, a me mi hanno fatto fuori subito una bummata, passeggio, e lui sorrideva. Giustamente, dopo che sono uscito, ho fatto io il tifo contro di lui. Una sorta di gufata, lo possiamo dire. Una grande gufata e mi è riuscita. Allora siamo alla finale, questo è il tavolo dei finalisti, 14 concorrenti che sono venuti fuori dai 7 tavoli iniziali, 2
i vincitori per ogni tavolo, quindi ecco, tavolata finale, quella che decreterà il vincitore di questa prima edizione dello Street Stu Estate a Montorio Alvomano. 14 concorrenti, lì in mezzo il trofeo, il primo premio, il secondo ed il terzo. Con la nostra Maria Carannante andiamo a conoscere le facce, la tensione, i volti tesi dei 14 finalisti. Battute finali di questa prima edizione dello Street Stu Estate qui a Montorio al Vomano. Come detto, si sta giocando la finale tra i 14 concorrenti che hanno superato le eliminatorie e noi siamo con uno stanchissimo ma soddisfattissimo Ugo Furia. A lui questa idea pazza di organizzare il gioco prettamente montoriese, di tradizione montoriese, durante la settimana di Ferragosto, ma devo dire che i risultati fortunatamente si sono visti e sono tutti segnali positivi. Sì, sono tutti segnali positivi. Bella questa, bella questa. È caduto apposta il matto per far vedere che sono un matto, diciamo, per fare questa manifestazione, però niente, io purtroppo sono qui in centro, ho una tabaccheria e per rialzare questo paese bisogna puntare su, diciamo, le nostre forze, quindi noi abbiamo lo Stu, abbiamo i bocconotti, abbiamo tutte queste cose qua, però il gioco popolare è lo Stu e dobbiamo puntare su quello lì, secondo me. Poi, naturalmente, con le nuove normative, con le nuove regole, con i nuovi decreti è stato difficoltoso non solo chiamare tra virgolette tanti appassionati per farli partecipare, ma la fase organizzativa relativa allo spazio, ai tavoli, alle mascherine, al Green Pass naturalmente ha comportato uno sforzo enorme, ripagato però dalle presenze. Lo ripetiamo, è una settimana particolare, tanti sono verso la costa, anche tanti montoriesi, però devo dire che la partecipazione è stata molto ma molto importante. È una esperienza che si può ripetere secondo te? Ma certo, lo sforzo è stato enorme, perché poi non sto a ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato. Forse sta il nome, appunto, come dicevi tu, per tutti i decreti che ci vogliono, tutte le autorizzazioni, Covid, tutto il discorso, però vedere adesso il tavolo finale, tutta questa gente a guardare, mi ripaga di tutti questi sforzi, diciamo. Quindi la prossima edizione, diciamo, che può essere messa in cantiere, no? Ci si può già pensare e poi, naturalmente, sperando che questo maledetto Covid vada via, riorganizzare un qualcosa, casomai con un numero superiore rispetto a quello di stasera. Certo, speriamo sempre che il Covid vada via, quindi ci auspichiamo ad andare incontro a un altro anno di Street Stu, che io adesso voglio continuare perché ci ho preso gusto, e diciamo affiancarlo allo Stu che facciamo a Natale, che insomma, in collaborazione col Sole, il Colleone, l'associazione Il Sole, il Colle e il Solleone. E quindi siamo pronti per partire per la seconda edizione. Allora, guarda, io se posso ti lancio un'idea. Potrebbe essere quella invernale anche un'edizione in cui si gioca allo stesso modo all'aperto, ma con qualche braciere, con qualche castagna sulla brace, un po' di vino cotto, l'assaggio del bocconotto, stare al fresco, anzi al freddo, però insomma in compagnia ci si scalda un po' con l'entusiasmo e con le prelibatezze montoriesi. Certo, questa è un'altra idea buona da poter mettere in atto. Ovviamente il clima qui a Montorio d'inverno è particolarmente freddo, però ci si può provare, come ha detto lei, bracieri, bocconotti, insomma ci possiamo provare.
Benissimo, allora grazie a Ugo Furia, alla sua tabaccheria che ha organizzato questo evento, ripeto, Street Stu Estate qui a Montorio Alvomano. È in corso la finale, ma noi con la nostra Maria Carannante ed Umberto Furia seguiremo le fasi conclusive dell'intero torneo e poi ovviamente ascolteremo le parole del vincitore e degli altri classificati. Rimanete con noi. Da 14 concorrenti siamo arrivati a 4, quindi entriamo in diretta a seguire le ultime fasi di questo primo torneo dello Street Stu a Montorio Alvomano. 4 Ersilia, Ivano 2 e Lanfranco 4. Quante fanno a Sto. Io passo. Passa al mazzo. Io vado. Voi il figlio Piralis. A te passa. Sì, è stata la scoperta. Tu hai detto passa. Io passo al mazzo. Passi? Sì. Che devo superare? Non muovi te, vai tu mo. Allora. Ciao. Lanfranco col mascherone e c'è. Emma. L'ho persa però. L'ho fatta pagare. Persi. Una volta, uno, perché il piacere niente. Niente. Le piace il cavallo. Il cavallo è stato anche il furco. Ha fatto la sua parte. Sempre niente. Sì, sì. Figlia ha deciso che... Uno, due, tre, quattro, il primo che esce non prende il premio. C'è un premio per tutti, però. Sto. Io sto pure. Io passo. E tu mi tratti bene. Passo. Questa taglia la c'è vega mo? Andrò a coppia il matto la te lo matto sarà al pì Lambra armettela tutti qua io sto che fai Ersi? Ma io mi sto. Sta bleffando. Quattro passi di te li fa. Saluta.
come si dice, fatta la fenuverci. No, quindi ci ha pensato, ma se qui le passi, mi fai passare, sto ti salvo. Che te ne vuoi? Qui. Ah, boh, a uno prima mano. Dai, ma ci ha pensato. Ci ha pensato. Se mi passava la cosa. Tre pedine. Due. Ti voglio bene. Trattami bene. A me non mi dici niente. Ti voglio bene. Ah. Ti vuole bene, però se perdete non è che gli piace. Sto. Sì, gli ha dato la carta e vanno dicendo che ti voglio bene. Io sto. Io sto. Hai fatto bene. Via. Siamo noi la prima. Sto. Sto. Io mi sto. Che riprendevi? Si salva, che gioca per terra, si salva. Oh, stanno dicendo che se Sargote se leve tutti i tavolini che la prologa si irpia, e quindi va a toccare a Luca Biunder e Luca Biunder. Scusate un attimo di silenzio. Se si rigode, la norma prevede di rigiocare con tre carte, però con tre carte sarà molto lunga. Vogliamo fare, speriamo di no, con due carte? Tutto può succedere. È la finalissima, una pedina, una vita a testa, è la finalissima. Ersilia sta
l'altro sta, si scopre, vince Ersilia, è la campionessa del primo Street Stu Estate 2021 a Montorio Alvomano. Un applauso partito ovviamente da tutti i partecipanti e gli spettatori. Ha condotto la gara, presidente, dall'inizio alla fine, no? Tante pedine e alla fine forse anche la vittoria meritata? Effettivamente sì, ha avuto fortuna, perché a questo gioco principalmente quello che conta è la fortuna. Ha avuto fortuna fino alla fine, ha avuto un piccolo cedimento in finale, ma poi ha retto benissimo. D'altronde dopo circa 2 ore e mezza, 3 ore di gioco qualche disattenzione è concessa. E allora Ersilia vince questa prima edizione dello Street Stu Estate 2021 di Montorio Alvomano e tra poco sarà davanti alle nostre telecamere e davanti ai nostri microfoni. La vincitrice della prima edizione dello Street Stu Montoriese, edizione 2021, insomma alla fine le pedine, le vite scendevano, ma hai resistito. Sì, veramente, una serata bella, gioiosa, ricca di emozioni. Io voglio ringraziare tutti gli organizzatori perché ci hanno regalato una serata meravigliosa, al di là che ho vinto lo Stu e tutto quanto, ma mi sono divertita, sono felicissima. C'è stato un momento in cui hai avuto paura di perdere tutte le pedine e quando invece hai percepito la quasi certezza di poterlo vincere questo torneo? Cioè, quando ho vinto che si è rigoduto, ho pensato ma forse ce la faccio. In fondo poi volevo che vincesse quel ragazzo, devo dire la verità, ma mi è venuta la casa e di conseguenza sono diventata proprietaria. E riporterà a casa un bel trofeo con le immagini del matto, ma soprattutto con le caratteristiche della ceramica di Castelli, quindi oltre ovviamente alla soddisfazione di aver vinto il torneo, a casa si riporta anche un dono prezioso, un bel dono, sì, sì. Dono prezioso, la forza delle donne, lo diciamo sempre, la tranquillità, la calma, la concentrazione al cospetto di un giovane ragazzo che si rifarà nei prossimi anni. Sì, sì, senz'altro glielo auguro e ecco, buonanotte a tutti. Perfetto, e allora noi ovviamente spegniamo il microfono ma non le nostre telecamere, seguiremo per intero l'intera, scusate il gioco di parole, premiazione del primo, del secondo e del terzo classificato. Ovviamente tutti i finalisti hanno preso un premio di consolazione a partire dall'ultimo classificato, il 14°. E allora andiamo a seguire con le immagini di Maria Carannante e Umberto Furia le premiazioni di questa prima edizione dello Street Stu Estate Montoriese. Cena e quant'altro messo alla locanda San Michele.
persona. Un buono spesa di 50 euro presso il ristorante. Orologio! Un orologio! Baby, baby.